Sei anche appunto organizzatrice di questa seconda Sione, oltre che della prima, della Via in Rosa. Abbiamo detto da Milano a Roma come spostamento. Quali erano le aspettative della prima edizione? Che anticipiamo qualche cambiamento per chi ci ascolta per Roma 3, la seconda edizione. Le aspettative della prima edizione, siamo partite noi tre con tantissimo entusiasmo, una cosa nuovissima, anche perché in effetti in Italia non c'è questa, questi eventi non si preparano, a meno che non sia un nome importante come scrittore. Difficilmente il pubblico riesce a incontrare. La nostra aspettativa, la nostra idea era quella di far incontrare la lettrice normale con lo scrittore e confrontarsi. E questo è piaciuto tantissimo l'anno scorso e ci ha dato una carica, il loro entusiasmo, delle lettrici che poi avevano fatto dei voli per arrivare a Milano, ci ha entusiasmato così tanto da caricarci fino a quest'anno e dire dobbiamo proporlo di nuovo. Dalla parte invece delle autrici com'era stata la sensazione? Quando le abbiamo contattate, parliamo di scrittrici italiane, perché noi siamo tre ragazze fondamentalmente. Tra poco conosceremo anche le altre due, sì. Che non abbiamo sponsor, quindi chi viene alla Via in Rosa paga da sé il viaggio e anche le scrittrici. E quindi contattare le scrittrici italiane che finalmente hanno la possibilità di conoscere la lettrice è una cosa molto bella, piaciuta, tanto è vero che a questa nuova edizione, poi lo direte, saranno di nuovo ospiti le scrittrici che c'erano l'anno scorso per incontrare altre lettrici che saranno presenti quest'anno. Parlavi di non avete sponsor, posso chiederti una cosa personale, che lavoro fai, cosa fai nella vita? La mamma. Oltre a essere appassionatissima di romanzi. Io la mamma. Che è già un gran lavoro. Che è già un gran lavoro, sì. Però in effetti no, niente, faccio la mamma a tempo pienissimo perché ho tre figli, quindi. Però ecco. Complimenti, sì, oltre a tenere quindi il blog. Oltre a tenere il blog e va bene, poi il blog in effetti si sposta perché adesso abbiamo organizzato l'anno scorso la Via in Rosa, stiamo preparando la Via in Rosa quest'anno, però per esempio a settembre il blog, o almeno June Ross, si è spostata a Matera in un festival letterario femminile proprio come blogger e questo è stato buono perché è stata la prima volta che questo festival appunto aveva come ospite un blogger. Che cosa sono le rose nostre? Ah, allora dicevamo che il pubblico diciamo femminile che legge letteratura rosa non preferisce leggere in copertina il nome dell'autore in italiano. Le rose è il nomignolo un po' simpatico che abbiamo affibbiato alle scrittrici di romanzi rosa, di romance nostre, perché sono le italiane. Allora, quindi sponsorizziamo qui il blog di Mergiti Romanzi in un mondo rosa, ci tiene moltissimo a sponsorizzare le scrittrici italiane e quindi rose nostre. Grazie a June Ross di Romanzi Rosa, però continuiamo a parlare in questa nostra puntata, ore 12 continua con altri ospiti, ovviamente con le costine, a tra poco. Buongiorno e bentrovati allora a ore 12, parlavamo di romanzi rosa, il nostro titolo di quest'oggi è La Via in Rosa, ma per parlare in modo un po' più approfondito e per dar voce alle diverse parti che organizzano questo bel evento, che quest'anno lo ricordiamo si svolge a Roma, abbiamo chiamato anche le altre due organizzatrici. Vi presento, alla mia destra c'è Caterina Caracciolo, bentrovata, e alla mia sinistra invece Silvia Basile, coorganizzatrice appunto di questo incontro. A voi quindi il compito di spiegare al nostro pubblico altri aspetti di questa iniziativa. Partiamo ad esempio dalla vostra vita, sì. Chi siete, cosa fate, quanti romanzi rosa leggete anche? Beh, diciamo che la lettura è abbastanza varia, ecco, il rosa è un genere, così come è un genere diciamo letterario, così anche un genere al quale ci si approccia per la lettura.
E la passione per questo genere in me, devo dire, è nata verso gli 11-12 anni. Certo, si leggeva un altro tipo di libri, non so, forse avete già sentito parlare dei Daily, comunque erano appunto un fratello e sorella che scrivevano romanzi all'inizio del Novecento. E poi da lì, diciamo che ho avuto una pausa abbastanza lunga e ho ripreso da qualche anno e naturalmente l'approccio è diverso, perché insomma c'è una maturità non soltanto di esperienza, ma proprio esperienza di lettura, ecco, perché il lettore cambia secondo l'età e soprattutto secondo le letture che fa. E tu, Silvia? Beh, io leggevo quando ero ragazzina, quando ero bambina, sì, Piccole Donne, questi romanzi così, mi è sempre piaciuto il passato come epoca, quindi diciamo che non avevo mai letto un libro rosa, un romanzo rosa. Ultimamente una mia amica parlando mi ha detto, dice, ma a te piacciono molto i romanzi storici, perché non provi? Ho provato e non mi sono più staccata. Una cosa che personalmente invece ho incontrato e saputo e letto piacevolmente è che queste storie d'amore, questi racconti, questi romanzi ambientati d'accordo nel passato, però hanno anche degli aspetti curiosi, tipo come venivano fatti i profumi, che davvero hanno una base reale. Cioè, non è tutto inventato. Ma è questa la cosa, diciamo, di grande importanza, che le autrici fanno un vero lavoro di ricerca, cioè non è che un libro si scrive così sulla base di mere fantasie, si fa ricerca, si studia, è un lavoro certosino. Si soddisfano anche certe curiosità. Certo, delle curiosità naturalmente che poi noi lettrici appunto valutiamo, e è un modo per apprendere, ecco, come tanti altri, è un modo per apprendere. E il nostro intento, ecco, nell'organizzare l'evento è appunto questo, mettere in evidenza il lavoro che c'è dietro. E, perché un libro lo si vede confezionato, insomma, non dice nulla, ecco, a parte la storia, quindi a chi lo legge. Però sapere cosa c'è dietro, non solo la persona che lo scrive con diciamo, la sua personalità, ma proprio con il suo lavoro, ecco, questa è una cosa, secondo me, di grande impatto. Che mi piace anche mettere in risalto. Ma è una cosa importante da proporre. Ce lo chiedono anche le lettrici, spesso e volentieri. Forse è nato proprio per quello la Via Rose, perché molte persone dicevano, al di là del tutto rosa, del oltre quello è proprio l'idea, dice, queste signore che scrivono, perché sono principalmente donne, ci fanno sognare. Ma perché ci fanno sognare? Come riescono a farci sognare? Cos'è che, cioè, è vero che ogni lettrice ha una tipologia di autrice che preferisce, è normale, ognuno sogna in maniera diversa. E il bello è proprio spiegarci cosa c'è veramente dietro il lavoro che fanno, che non c'è una semplice storiella inventata, una mattina ti alzi così, appunto, la ricerca del profumo piuttosto che la ricerca di un'epoca, vestiti, anche della cucina, cioè che questo aspetto poi alla fine, visto che a ore 12 parliamo anche di cucina, può essere interessante. La cucina purtroppo non lo so, però viene spesso, come diceva Ross, accomunata con particolari erotici, e quindi però è si anche parla spesso di cibi erotici, cibo sì, ma vengono anche usati in maniera particolare, quindi no, è carino, è simpatico, non è la cosa fondamentale, però è carino, però ci sta bene della cucina nel corso del romanzo. E a proposito di cucina, io vado dai nostri ospiti, Gianni Tarabini, La Fiorida,